Beh, il Consiglio ha prorogato fino al 10 settembre le attuali, gli attuali impegni nei confronti dei lavoratori, che è già un fatto che ci fa stare relativamente tranquilli, ma soprattutto all'interno della delibera erano previsti, oltre alla conferma dei piani di impresa, anche un atto di indirizzo per il quale il Consiglio ha conferito mandato al Presidente della provincia, utilizzando la struttura Santa Teresa, per sviluppare l'idea di un ufficio di Europa di area vasta con il coinvolgimento di tutti i comuni. Cioè, il nostro obiettivo è quello di portare una serie di servizi, specificatamente quelli per intercettare finanziamenti comunitari, in tutti i piccoli comuni che, avendo scarsità di personale e non avendo quindi la possibilità di seguire quotidianamente l'emissione dei bandi, la preparazione dei format e così via, molto spesso perdono questa occasione che sarebbe essenziale per lo sviluppo dei comuni. Noi ci proponiamo di offrire questo servizio in convenzione tra la provincia e tutti i comuni. Nei prossimi giorni con il Presidente cercheremo di contattare tutti i sindaci, e l'altra grande indicazione è quello di costituire un centro di innovazione tecnologica, perché anch'esso ha bisogno di un coordinamento generale, atteso il fatto che almeno la metà dei fondi finanziari del Por Puglia sono sull'innovazione tecnologica.